In realtà ci siamo già spostati, non siamo più a Canary Wharf, ma già siamo a Heron Key. E la giornata è grigiolina. È vicino al fiume, umida e pure ventosa, non ci manca niente. Dovesse mettersi a piovere, siamo proprio a posto. Qua stanno costruendo con un ritmo impressionante. Poco fa la piazza di Canary Wharf era praticamente deserta, che è molto strano. Sto provando. Adesso andiamo nell'altro wharf, da lì si vede One Canada Square e in fondo il Millennium Dome. Qua ci sono alcune velieri all'ormeggio. Non so da dove. È veramente stranissimo vedere questi viali deserti. In genere qua si viene, ciao, e si trova sempre un sacco di gente, tutti impiegati. Vabbè, domani, ovviamente domani è il bank holiday, quindi proprio loro aspettano tutto l'anno per queste feste di bank holiday. Quindi se lo meritano. Forse manco i locali apriranno probabilmente perché non hanno avventori in questi giorni. Abbiamo fatto un giretto proprio rapido. Devo dire che i centri commerciali giù sotto dove c'è la Jubilee Line erano comunque tutto sommato pieni di gente. Non lo so se si trattava di impiegati oppure se erano clienti. E bisogna anche dire che è presto rispetto all'orario delle persone che escono per andare un po' in giro, eh? È pulito sempre, poi è pulitissimo. Quella lì è la Lewisham. Si è fermata a South Key e poi la prossima fermata invece è laggiù a Heron Key. Adesso riprendo, volevo trovare un varco per andare nell'altro wharf, perché altrimenti passare dalla strada principale che è trafficata è brutto. Ma guardate quante gru ci sono, ma vi rendete conto? È un cantiere in continuazione, veramente un cantiere in continuazione. Là c'è un'altra gru. Costruisce senza sosta, si riqualifica, insomma, è tutta un'attività ininterrotta, laddove da noi in Italia i cantieri sono fermi. Facciamo così, appena arrivo nell'altro canale. Ci risentiamo, facciamo un altro collegamento perché poi quell'altro canale è più residenziale, un po' più carino. C'hanno tutte le casette con i giardinetti, l'affaccio sui dock, un po' più meno asettico di questo dove ci sono gli uffici. Non so se riuscite a vederle, ci sono delle barchette che stanno facendo degli esperimenti di vela, ma ce ne sono più di una. Sarà un circolo. Comunque adesso qui c'è l'ingresso per l'altro key. Allora, l'anno scorso, sì, buttati. L'anno scorso il festival, l'Ice Festival era lì, adesso vedo le gru. Senti, invece quello che era il Millennium Dome, adesso quello è la che Millennium Dome. Che c'è dentro? E no, e fanno una specie di palazzetto della sport, fanno concerti. Wembley, Wembley. Ma che Wembley, quello si chiama O2 Arena. Siamo completamente all'opposto di Wembley, vatti a studiare la cartina di Londra. Londinese del cavolo. Cioè, ti rendi conto? Ti devi studiare la cartina di Londra. Non puoi fare di questi errori. Ah.
Ma nel mio scuola non facciamo queste cose. Come? Che c'entra la tua scuola? Che non fai queste. Quelli non ti imparano. Quelli non ti imparano? No. So change! Oppure impara da te! Zia? Zia? Che ho andato in Arena. When? Con mio amica e suo papà e come si chiama? Brother. Huh? Brother. Fratello. Sì, fratello. Perché è un piccolo bambino. E poi abbiamo andato là. Siamo andati là. Con la barca. Sì. Ah sì, col battello. E poi vediamo se la possiamo prendere pure noi oggi. Intanto dobbiamo arrivare alla fine qua della penisola e poi vediamo. Intanto salutiamo gli amici qua. Ciao! Aspetta un attimo che ci facciamo vedere e salutiamo gli amici. Qua. Ciao! Ciao!